Alla luce di quanto abbiamo trattato poco fa, scopriamo in Paolo un uomo che poteva trascorrere una vita agiata, cioè un individuo emergente del gruppo dei farisei destinato a diventare un rabbino influente. Eppure Paolo fece un'attenta valutazione della sua vita, giungendo a una conclusione piuttosto sorprendente, ovvero egli disse: considero queste cose come tanta spazzatura, sopportando tutte le situazioni tremende che abbiamo elencato poco fa. Ciò che scrive Paolo in Filippesi 4 risalta ancora di più se teniamo presente lo sfondo della sua vita. Non dobbiamo considerare la vita di Paolo soltanto mentre si rilassa a casa di Lidia e gusta cibi prelibati. Considera invece la vita di Paolo e considera le sue flagellazioni, la carne strappata dalla schiena, considera la sua lotta per tenere la testa fuori dall'acqua mentre la nave su cui si trova affonda inesorabilmente. Considera il suo sonno agitato durante la notte mentre i persecutori perlustrano le strade per scovarlo e per ucciderlo. Immagina il suo fisico accartocciato a terra, la faccia insanguinata fra la polvere mentre si copre la testa e il corpo in un disperato tentativo di ripararsi dai colpi delle pietre che saettano da ogni parte. Ora, dopo aver immaginato tutto questo, prova a leggere i versi di Filippesi 4 da 11 a 13. Dove Paolo stesso scrive: non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza, poiché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ora, riusciamo a comprendere che Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non parla del modo in cui possiamo perseguire i nostri sogni, seguire le nostre passioni, risollevarci dai fallimenti e realizzare tutto ciò che desideriamo con l'aiuto di Dio. Si tratta in realtà dell'efficace testimonianza di chi ha trovato Cristo e l'ha considerato la realtà più preziosa, fonte della vera gioia e del più completo appagamento. In una vita costantemente segnata da alti e bassi, Paolo ha trovato una sicurezza costante, la grande speranza che si colloca al centro della sua vita, Gesù Cristo stesso. C'è un versetto della Bibbia citato in modo più inappropriato di Filippesi 4:13. Non puoi prendere questo verso, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, e pensare di poterne fare tutto ciò che vuoi. Non è quello che sta dicendo Paolo. Nel contesto di Paolo, egli sta affermando: ho imparato a essere contento quando ho ricevuto tutto ciò che volevo e ho imparato a essere contento quando non ho ottenuto nulla di ciò che desideravo. Posso essere contento in entrambi i casi per la potenza di Cristo Gesù. Quando l'apostolo Paolo dice vivere è Cristo e morire guadagno, egli intende: se vuoi uccidermi va benissimo, sarò con Gesù. La mia morte mi condurrà direttamente nella gloria di Cristo e se vuoi lasciarmi vivere, proseguirò la mia missione. La mia vita sarà piena di Cristo. Se vuoi torturarmi, imprigionarmi o schernirmi, confiderò in Dio. La mia sofferenza mi farà diventare come Cristo. La vedrò come una condivisione della sua stessa sofferenza. Attraverso momenti alti e bassi, tra cibi migliori e situazioni peggiori, ricchezze e povertà, malattie e salute, posso fare ogni cosa in virtù di Cristo che mi rafforza. Ecco, Paolo non sta spargendo fumo. Quando dice che puoi essere contento indipendentemente dalle circostanze, lui sa perfettamente di cosa sta parlando.